Siamo con l'avvocato Michele Gallo. Questa sera ad Altavilla Silentina si tiene il convegno Altavilla al centro, il centro storico sviluppo di una nuova ospitalità. Avvocato, questo è un argomento importante per Altavilla Silentina. Sì, è uno dei quattro argomenti che il movimento Altavilla Aperta ha ritenuto di approfondire. È sicuramente un argomento strategico per lo sviluppo economico-sociale del nostro territorio e anzi è uno dei tre piloni su cui, a nostro avviso, deve poggiare il futuro della nostra collettività dal punto di vista economico e sociale. Il centro storico ha una importanza evidentemente culturale, in quanto rappresenta il patrimonio identitario della nostra comunità. Inoltre rappresenta anche una risorsa che deve essere sfruttata, deve essere valorizzata, nel rispetto ovviamente, di quello che rappresenta. Riteniamo che, il nostro centro storico, debba innanzitutto essere riqualificato da un punto di vista, urbanistico e poi debba essere valorizzato mediante un'attività di animazione. Per fare tutto ciò però è necessario che ci sia una sinergia tra la pubblica amministrazione e i privati, deve cioè implementarsi quella che comunemente viene detta la cultura dell'accoglienza e che prevede appunto questa collaborazione tra pubblico e privato. Dal punto di vista dell'amministrativo riteniamo che l'amministrazione debba innanzitutto incidere con una pianificazione urbanistica che preveda un piano di recupero, un piano colore e un piano di recupero che riguardi anche gli aspetti del risparmio energetico degli edifici. È necessario poi che questo piano debba essere realizzato. E qui riteniamo necessario che ci sia una partnership tra pubblico e privato. L'argomento di questa sera è appunto teso ad individuare quali sono gli strumenti operativi per realizzare queste forme di intervento. Il professore Gian Nicola Bonadias è il presidente della commissione urbanistica del comune di Salerno, un grande esperto di centri storici. Quali sono le linee che il comune di Salerno ha seguito per rivitalizzare il suo centro storico? Le linee che abbiamo seguito a Salerno sono partite già all'inizio degli anni 90, non hanno seguito canoni particolari, nel senso che noi il centro storico soprattutto è stato rivitalizzato con la cosiddetta Movida, dando delle regole particolari e delle deroghe, soprattutto più che delle regole particolari, a mettere in essere degli esercizi commerciali, alla ristrutturazione degli edifici, sfruttando le leggi esistenti all'epoca, che non sono, diciamo che quella ristrutturazione del centro storico a Salerno è partita nel 93, 94, 95, adesso parliamo di legislazione che comunque è intervenuta in modo diverso in questi anni. E per chi si appresta ad impegnarsi sul problema di un piccolo centro storico non lontano da Salerno, quali consigli si sente di dare? Ma le strade sono due. Una è la legge regionale per il recupero dei centri storici che adesso qui fuori ho saputo che Altavilla ha già provveduto da qualche anno a intervenire presso la regione per chiedere i finanziamenti adeguati. L'altra strada possibile è la STU, la cosiddetta STU, la società di trasformazione urbana, che è una procedura che in alcune realtà ha funzionato, funziona benissimo, soprattutto nel centro-nord, a Scafati ha funzionato, in altre realtà è stata usata come un carrozzone dove sistemare magari gli scontenti che non erano stati eletti alle elezioni e così via.